Allora, oggi a Vicenza una presentazione di un importante torneo per Vicenza, ma a Roma ce n'era uno molto più importante, anche se il mondo femminile, diciamo, ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Gianni Milan. Sì, beh, in passato il nostro tennis femminile è stato manifestazioni secondo me irripetibili, perché vincere 4 volte la Fed Cup, che è un campionato del mondo a squadre, vincere 2 grandi slam con Pennetta e Schiavone, per un dirigente penso sia stato un periodo molto fortunato, con di grandissime soddisfazioni. Adesso nel tennis femminile stiamo vivendo un momento di particolare crisi, è chiaro, come in tutte le cose ci sono gli alti e i bassi, mentre nei maschi c'è un gruppetto di giovani molto interessante, ma al di là di quello sono anche ragazzi molto bravi, molto professionali, appassionati, che ci daranno delle grosse soddisfazioni. Ecco, che fare per incentivare il mondo femminile? Un torneo come il Marco Bicego può servire a livello veneto, triveneto? Sì, per esempio qua i tennis comunali hanno sempre fatto dei tornei maschili, il fatto che ci sia questo importante torneo dà un po' di stimolo magari ad alcune ragazze di partecipare, di affrontare un po' il mondo del tennis, che in questo momento rappresenta il 25-30% del mondo del tennis, quindi è chiaro che c'è una grossissima potenzialità da esprimere come numeri nell'ambito femminile. Come federazione noi abbiamo dei progetti per il tennis femminile molto importanti, dove cerchiamo di far sì che di avvicinare sempre più le giovani ragazze al nostro meraviglioso sport. Uno sport che porta numeri sempre più interessanti anche a Vicenza, nel Veneto, o no? Sì, devo dire che il Veneto mi sta dando soddisfazione, sono molto orgoglioso di quello che sta succedendo in termini di affiliazioni, di tesserati, ma soprattutto che è il vero polmone del tennis, sono le partecipazioni ai tornei, cioè ci sono sempre più persone che partecipano ai tornei, sono delle cifre interessanti, che questo rappresenta veramente la cosa importante, perché il fatto che uno giochi a tennis tanto per giocare è un conto che lo faccia anche con la voglia di confrontarsi soprattutto con se stesso e quindi partecipare al torneo, è la cosa che evidentemente stimola ed è la cosa più bella. Insomma, vicepresidente, viva il tennis a sto punto. Sì, è lo sport più bello del mondo.